i politici sono entrati su TikTok. Sono entrati su TikTok a gamba tesa, con tutta una loro comunicazione che differisce in modo dicotomico da quello che appare su TikTok stessa. E questo può sembrare una vittoria perché wow, ha cambiato le carte in tavola, guarda quanti numeri! Ma in realtà probabilmente, per come funziona internet, ha spostato di pochissimo l'ago della bilancia. Almeno per ora. I giovani non sono stupidi. E dirlo su una piattaforma piena di giovani è proprio il modo migliore per comunicare, vero? Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Ciao a tutti, sono Bruno e prima di partire facciamo un piccolo sguardo al nostro sponsor che ci permette di far andare avanti questo progetto. Lo sponsor è Lobby Gay, che è sostanzialmente una lobby che ti permette di continuare a essere gay nonostante essere gay sia sbagliato e contro natura. La Lobby Gay si è formata negli ultimi 400 anni, prima era solo conosciuta come Lobby dei Pirati, non era molto famosa, la usavano solo i pirati per scambiarsi soldi. Adesso si è istituzionalizzata, in descrizione trovate il link per donare alla Lobby Gay, perché comunque ha bisogno di soldi, visto che se vedete la metro di Milano, se vedete le panchine arcobaleno, comunque sta investendo in comunicazione e anche sta investendo su di me, sul mio progetto, crede in quello che faccio, vuole tantissimo che io sia migliore. Quindi, link in descrizione per comprare e supportare la Lobby Gay. I politici sono entrati su TikTok e l'hanno fatto in un modo dirompente che a un primo impatto può sembrare qualcosa di nuovo per la piattaforma, ma in realtà è qualcosa di incredibilmente imbarazzante per la piattaforma, perché se sei stato dentro TikTok per più di un mese ti sarai accorto che tutta la comunicazione che portano i politici in questo momento, da Calenda a Berlusconi al Partito Democratico a Renzi, è completamente fuori posto in quel contesto di immediatezza. Ora, lasciamo perdere il pippone sugli errori madornali di questo e quest'altro politico, quello che li accomuna tutti è sostanzialmente il gretto paternalismo narcisista, cioè io sono io, ti spiego come vanno le cose, così tu mi voti perché ti ho spiegato come vanno le cose, ma farlo su TikTok vuol dire scavarsi la fossa da soli. Un esempio tra tutte, assumere che TikTok sia solo pieno di balletti, che è come dire che in spiaggia ci vai solo per fare il bagno e schizzarti con gli amici. Vero, vai in spiaggia per schizzarti con gli amici quando sei piccolo e quando ci sei appena entrato, poi magari fai delle nuotate, parli con le persone, si discute, ci si informa, si leggono libri, si ha un dibattito, si conoscono persone nuove. Questo è TikTok a grandi linee. E tu puoi decidere se stare nella parte di spiaggia piena di sassi, se stare nella parte di spiaggia piena di sabbia, se stare nell'acqua, e incontrerai persone con interessi simili ai tuoi, che se fai a fare snorkeling incontrerai persone a cui piace fare lo snorkeling. Quindi entrare in spiaggia, sedersi sul balconcino e dire: ragazzi, benvenuti, io non schizzerò come schizzano tutti gli altri, vi parlerò di cose importanti come libri o come lo snorkeling. Raga, c'era anche prima che tu arrivassi a fare il pappone che sa tutto. E tu ovviamente dirai: però infanto ne stai parlando, perché non esiste buona o cattiva pubblicità. Da quando ci sono i social non è più vero, perché molto banalmente ora vale effettivamente qualcosa alla reputazione. I sentimenti, le opinioni delle persone, di tutte le persone che parlano di qualcosa, se le unisci, crei quella che è definita reputazione. Quindi anche se tutti ne stanno parlando male, tu hai una pessima reputazione se tutti ne stanno parlando male, e quello che vuoi ottenere, che in questo caso sono voti, non lo otterrai perché hai una pessima reputazione. Su TikTok è ancora peggio, perché magari la gente ti mette mi piace perché gli fai super ridere, ma in realtà ti sta deridendo, seguendo solo per l'odio o per il divertimento. È come YouTube del 2009 spingeva Gemma del Sud e tutti la conoscevano, così su TikTok oggi tutti conoscono quella signora che tira le pietre nel mare, e se sei su TikTok sai esattamente di cosa sto parlando. Però fermarci qui sarebbe sostanzialmente dimenticarsi che dietro una campagna di comunicazione ci stanno degli esperti che comunque queste cose le sanno. E infatti, perché la Coca-Cola continua a farsi pubblicità? Per rimanerci in testa, per far sì che tra tutte le bevande gassate, colorate, diverse dal trasparente, noi decidiamo scientemente di bere proprio la Coca-Cola. Quindi a martellare e tenerci in testa, e su questo TikTok è perfetto.
tra gli audio che vanno virali, tra gente che ridicolizza persone utilizzando le loro stesse facce, comunque la faccia di Zan, la faccia di Berlusconi, la faccia di Meloni rimangono in testa. Non era necessario? Boh, chi lo sa, sanno loro i numeri, sanno loro le cose. Fatto sta che questo è probabilmente l'unico motivo per cui sono, a distanza di 25 giorni, approdati sulla piattaforma dei giovani. E in tutto questo la piattaforma dei giovani aiuta tantissimo la comunicazione in un contesto polarizzato. Hai un'opinione? Sei circondato da persone che la pensano come te e ti arriva nel feed persone che la pensano come te e arrivi a sedimentare nella tua testa un'opinione. Quindi magari arriva il partito di Italia OK, l'unico partito che farà andare tutto OK, e ti dice: guarda che noi pensiamo ai giovani, noi pensiamo tanto ai giovani, così tanto che anche di notte pensiamo ai giovani. Se tu avevi già un'opinione positiva del partito Italia OK, questo video sarà tipo la conferma che tu effettivamente sei rappresentato e che alla fine pensa a te, cacchio, tanta roba. Se invece hai già un'opinione negativa sul partito Italia OK, ti dirai: e va, sono stati così vaghi e non hanno detto niente, che paradossalmente non è un esempio casuale, lo fanno la quasi totalità delle figure politiche sul TikTok. Dicono dati estremamente generici senza una reale proposta fattibile. Gli unici che provano a portare dati, ma non è che siano così tanto bravi nell'esporre, sono Conte e il Partito Democratico, ma più di questo non c'è niente. E la cosa che tutto questo ci insegna, che ci portiamo a casa, è che comunque nonostante provino a usare un prodotto per giovani, pensato per giovani, frequentato da giovani, la comunicazione sia sostanzialmente vecchia, priva di un'autocritica di qualche tipo, che è proprio della nostra politica. Ora, pausa di riflessione e poi la chiudiamo. Questa puntata non vuole essere un'apologia all'astensionismo, non vuole essere un pippone a quello o quell'altro partito, una critica alla classe politica in generale. Non mi interessa fare il giovane disfattista che odia la politica. Non è la mia cosa. L'unica cosa che volevo portare con questo episodio era comunicare ai giovani over 35, over 30, in realtà mi seguite anche se avete 24 anni, quello che sta succedendo su TikTok, con l'analisi delle dinamiche di uno che TikTok lo ha vissuto, magari non così tanto di frequente perché alla fine lo frequento solo dal 2021, ma comunque è un pochino più ferrato su quelle che sono le dinamiche. Quindi hashtag votate, hashtag restiamo umani. Detto questo, voi che ne pensate? Siete su TikTok? Avete trovato il TikTok di Berlusconi della barzelletta molto divertente? E se sì, scrivetelo qua sotto nei commenti, o se vi va entrate nel gruppo Telegram dopo aver messo un bel mi piacione e aver condiviso questa puntata con i vostri amici. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web, questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno.